oltre la cronaca, appuntamento quotidiano con l'informazione. Buongiorno a tutti voi. Apriamo con la messa celebrata questa mattina da Papa Francesco a casa Santa Marta. Gesù prega per l'unità dei cristiani, dove i cristiani si fanno la guerra fra di loro, ha affermato il Papa, non c'è testimonianza. Dobbiamo chiedere tanto perdono al Signore per questa storia, una storia tante volte di divisioni, ma non solo nel passato, anche oggi. È stata l'invidia del diavolo, ha proseguito Papa Francesco, a far entrare il peccato nel mondo. Così anche nelle comunità cristiane è quasi abituale che ci siano egoismo, gelosie, invidie, divisioni e questo porta a sparlare uno dell'altro. Si sparla tanto. Il Papa ha quindi sottolineato come in Argentina queste persone si chiamino zizzaniere, seminano zizzania, dividono. La lingua, ha osservato il Papa, è capace di distruggere una famiglia, una comunità, una società, di seminare odio e guerre. Chiediamo la grazia dell'unità per tutti i cristiani, ha concluso, la grande grazia e la piccola grazia di ogni giorno per le nostre comunità, le nostre famiglie e la grazia di mettere il morso alla lingua. Le unioni civili sono legge. Ieri alla Camera i voti a favore sono stati 372. Il Premier Renzi ha parlato di giorno di festa. Per il mondo cattolico si tratta di una legge incostituzionale. Per Gontero dell'Agex deriva autoritaria e schiaffo alle famiglie. Per il presidente nazionale Acli Rossini ora si pensi a una legislazione seria sulla famiglia. Per Presidente dell'Associazione Italiana Notai Cattolici, avremmo auspicato maggiore spazio al dialogo e alla libertà di coscienza. Al telefono con noi Massimo Gandolfini, presidente del Comitato Difendiamo i nostri figli. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Lei ha dichiarato, ieri è stata uccisa la democrazia e ha parlato di deriva antropologica. È stata uccisa la democrazia perché il percorso con il quale si è arrivato al voto di fiducia di ieri è ciò che di antidemocratico di più esiste. E spiego perché. Perché è una legge che è passata con due fiducie, che quindi non è stata sottoposta minimamente al confronto democratico di idee che possono essere diverse, ma che poi possono trovare anche una virtuosa mediazione. È stata, ripeto, blindata con le due fiducie, per cui qualsiasi tipo di contributo o di discussione è stata di fatto negata. Noi speriamo tanto e abbiamo fatto una forte istanza in questo senso nel Presidente della Repubblica, perché valuti con attenzione un documento che gli è stato presentato dei profili di incostituzionalità di questa legge. Speriamo che il Presidente, e ci siamo appellati a lui, perché la valuti con estremo rigore, con grande chiarezza, per vedere se le nostre istanze sono corrette o meno. E quindi abbiamo ancora una forte speranza in quel senso. Certo, si Deriva sta. antropologica perché è chiaro che questa legge viene a cambiare l'antropologia, per cui non esisterebbe più una famiglia con un uomo e una donna e con la possibilità di procreare bambini, ma esistono modelli di famiglia omogenitoriali con due uomini e due donne e che quindi stravolgono totalmente l'antropologia alla quale la natura ci ha abituati da migliaia di anni. Ecco, si sta già pensando anche a un referendum abrogativo. Si sta già pensando anche al referendum abrogativo come strategia, diciamo così, a medio termine. Naturalmente va valutata con estrema attenzione e rigorosità questa opzione, perché deve essere portata avanti nella misura in cui abbiamo ottime probabilità di riuscire in maniera positiva, ma in contemporanea, anzi dal punto di vista temporale con una certa antecedenza, stiamo battendo la strada del no al referendum costituzionale, visto non come una sorta di vendetta perché il Premier non ci ha ascoltato, ma visto più che altro come una chiara diciamo, determinazione da parte del popolo, del Family Day, che ha visto un percorso così antidemocratico
con una vocazione da parte del governo e del premier a un decisionismo che offende la democrazia, e quindi domandiamo a tutti che cosa accadrà domani quando la Camera sarà una sola e quando tramite la legge elettorale dell'Italicum il premier avrà una maggioranza bulgara nell'unica Camera. Di fatto il disegno di legge concepito alla sera diventa legge l'indomani mattina. Questa indole, questa vocazione, diciamo così, antidemocratica e totalitaria va decisamente stroncata, e l'arma che abbiamo in mano è il referendum del costituzionale di ottobre, e quindi la useremo. Certo, cosa dire alle famiglie che hanno partecipato ai due Family Day? Beh, innanzitutto dire che è chiaro che tutti partecipiamo l'uno con l'altro a una sensazione di amarezza e di profonda delusione nei confronti dei meccanismi democratici della Repubblica. Questo è certamente fuori discussione. Ma contemporaneamente dire che sarebbe sbagliatissimo dare ormai per scontata la cosa e chiudersi in una amarezza scoraggiante. Noi dobbiamo avere non solo sempre la speranza, non solo la speranza teologale ovviamente, ma anche proprio la speranza, diciamo, storico-politica, e soprattutto dobbiamo sempre cercare di combattere ogni buona battaglia, soprattutto quando si parla di diritti dei bambini e quindi di adozioni e quindi di procreazione, insomma di temi delicatissimi, perché margine per fare ancora tanto c'è. Ed è per questo che mi appello con forza a coloro che mi stanno ascoltando e soprattutto al mondo cattolico a non trascurare per nulla il referendum costituzionale di ottobre, e soprattutto a non farsi tirare nella trappola dei soliti soloni che cercano di personalizzare questa posizione dicendo Gandolfini, il comitato, vuole vendetta. Io non voglio nessuna vendetta. La personalizzazione casomai l'ha fatta il premier e non l'ho fatta certamente io. Quello che io dico è che un governo che ha una vocazione di ordine decisionistico, autoritario, che non ascolta le milioni di persone che hanno detto facciamo una legge giusta, equilibrata, che rispetti la famiglia e che garantisca i diritti civili legati alla persona, non l'ha voluta ascoltare. Ripeto, è in gioco la democrazia, e quindi come tale dobbiamo tutti mobilitarci, e senza tanti se, forse e ma, dobbiamo votare no. Bene, noi la ringraziamo e le auguriamo una buona giornata. Grazie ancora. Grazie anche a voi e buon lavoro. Grazie. E spostiamoci adesso in provincia di Verona. Sarà inaugurata domani, alla presenza del Vescovo Monsignor Zenti, la ristrutturata ala Ghislenti del Centro Servizi per Persone Anziane Non Autosufficienti della Fondazione Monsignor Marangoni a Colognola ai Colli. Nata esattamente 90 anni fa, nel 1926, voluta dall'allora parroco Monsignor Alessandro Marangoni, l'opera è ora parte integrante di un progetto che ha nelle strutture per l'assistenza agli anziani, che si rifanno alle comunità ecclesiali veronesi, l'espressione concreta dell'attenzione alla fragilità umana. Roberto Zoppi. Mancano solo gli ultimi ritocchi e poi per il Centro Servizi per Persone Anziane Non Autosufficienti di Colognola ai Colli inizierà una nuova stagione, o meglio si allargherà quella offerta di accoglienza alla persona che 90 anni fa, quando tutto iniziò, era il grande sogno di Monsignor Marangoni, l'indimenticabile parroco che con lungimiranza volle quest'opera. Qualsiasi cosa facciamo, anche questa cosa che abbiamo pensato, questo rinnovamento, questa ristrutturazione, è stata pensata prima di tutto per la qualità di vita dell'ospite. Questa nuova ala è nata proprio pensando a loro, pensando di allargare gli spazi, tant'è vero che abbiamo mantenuto comunque i nostri 60 ospiti che avevamo anche prima, aggiungendo un bel salone per fare l'animazione e tutte le attività diciamo, per tenere occupata la giornata, e in più sotto abbiamo creato una palestra nuova, grande, che verrà piano piano adesso attrezzata con tutto quello che gli serve, qualcosina abbiamo già messo, ma la cosa più interessante è la saletta che abbiamo fatto relax, che è proprio un gioiellino da vedere. A distanza di 90 anni la mission della Fondazione Monsignor Marangoni è rimasta quella di sempre, anche se il contesto sociale è profondamente mutato e le ristrettezze economiche pongono nuove sfide. E vorrei ricordare innanzitutto Monsignor Marangoni, che è il fondatore, l'animatore,
è contemporaneo di San Giovanni Calabria, quindi lo spirito è quello, quando in queste zone c'era bisogno di accogliere questi anziani, magari soli, o per povertà o per la guerra, che non so. Vorrei anche ricordare le suore che hanno collaborato, che erano quelle di Santa Bertilla, Dorotee, che hanno lavorato qui, credo, sono andate via da pochi anni, ecco, e tutti gli operatori. Una realtà come questa ancora oggi dice di una sfida? Ma sicuramente sì, nel senso che è una sfida non solo per chi ci lavora, è una sfida per tutta la comunità. Dobbiamo pensare che nel 2030 l'Istat ci dice che ci saranno 3 anziani pluripatologici ultra 85 anni versus un ragazzino sotto i 15 anni, quindi ancora in età scolare. Pertanto è una sfida non solo in termini di cura, ma una sfida in termini di organizzazione, in termini di cambio, di una visione di servizio che tutta la comunità deve capire bisognerà affrontare, dalla comunità politica alla comunità amministrativa, alle nostre piccole comunità che devono essere da stimolo per un nuovo servizio all'ultimo, al disabile, all'anziano, a chi è più fragile. Con la ristrutturazione dell'ala Grisenti, il consolidamento sismico, l'ampliamento dell'offerta dei servizi alla persona, la Fondazione Marangoni si pone oggi come luogo a cui guarda un numero sempre maggiore di famiglie, ideale di accoglienza per genitori non più autosufficienti. Mentre agli inizi la nostra attività, la nostra missione, tra virgolette, era centrata soprattutto sull'igiene, sul da mangiare, sulla parte sanitaria anche, sì, ora diciamo che questi aspetti non è che sono passati in secondo piano, ovviamente sono sempre importanti, è vero, perché ci mancherebbe altro, però diciamo che anche gli ospiti e i familiari guardano molto di più al discorso di tenerli occupati, di stargli vicino, di curare molti altri aspetti che sono una parte sensibile, raffinata della vita, degli aspetti della vita, però ci tengono ancora di più perché ormai danno già per scontato che la pulizia, l'igiene e la cura sanitaria esiste. Parliamo adesso della seconda giornata del perdono del Sermig, in programma per sabato alle 17 all'Arsenale della Pace di Torino. Al telefono con noi il fondatore del Sermig, Ernesto Olivero. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Quest'anno porteranno la loro testimonianza alcune donne che hanno scelto di rispondere all'odio e al male con un messaggio di pace. Di chi si tratta? Esatto, ci sono delle mamme della Terra dei Fuochi, poi c'è la mamma di Ciro Esposito e la mamma di Lorenzo, tutti i ragazzi che sono morti per violenze in fondo, per violenze, e queste mamme nella fatica, in una immensa fatica, in un dolore inimmaginabile, ci parleranno delle loro fatiche, ma dei loro desideri, perché solo la strada del perdono può portare alla pace. E le mamme hanno un'autorevolezza, le donne, certe donne hanno un'autorevolezza realmente che solo le donne, solo lo spirito materno può tirare fuori e può insegnare qualche cosa. Ecco, proprio a queste donne sarà assegnato il premio Artigiano della Pace. Esatto, noi abbiamo inventato molti anni fa questo premio, che è molto semplice, però lo dà a persone diverse tra di loro, persone che nei loro campi non si incontreranno mai, ma che hanno contribuito con la loro vita, con la loro testimonianza, a far avanzare la luce in questo mondo molto buio. In passato l'abbiamo dato anche a grandi personalità, a persone molto semplici, quest'anno lo diamo a queste mamme, immaginando di darlo a tutte le mamme del mondo che hanno perso dei figli tragicamente e che nella fatica, nel dolore, non insegnano l'odio, non insegnano l'occhio per occhio, dente per dente, non insegnano che l'odio è l'unica loro vita, ma la fatica nelle lacrime che possa portare un po' più di pace. Ecco, è una giornata che è alla sua seconda edizione quest'anno. Questa è la seconda, l'abbiamo fatto, dato che è una cosa molto autorevole, perché l'abbiamo abbinata a una campagna
durante il terremoto dell'Aquila noi abbiamo fatto tante cose lì, poi abbiamo fatto anche un grande incontro, il vescovo Molinari ci regalò una campana che io dissi che l'avremmo chiamata la campana del perdono, anche perché la terra dell'Aquila è la terra di Celestino V, un grande uomo, un grande cristiano che ci ha insegnato della sua vita che a fin di bene esiste solo il bene. E l'abbiamo abbinata alla data di nascita del Serniger perché è una delle cose più profonde e autorevole che la Provvidenza ci ha fatto fare. Quindi mentre diciamo festeggiamo i nostri 50 anni più 2, ecco, attuiamo anche la seconda giornata del perdono, dove noi l'altro anno abbiamo iniziato questa prima giornata con la presenza di Sergio Mattarella, il presidente, che è stato veramente bravo con l'Arsenale della Pace, è stato molto tempo, si è fatto interrogare dei ragazzi, ha mangiato anche con dei ragazzi, ha voluto visitare la casa, per cui questa amicizia ci ha portato a conoscere un grande uomo che è veramente un punto di riferimento, di saggezza, non sarà mai uno che interverrà con violenza, ma interverrà sempre con la sua personalità umile ma profonda, e ci sarà un messaggio importantissimo che lui ci invierà. L'abbiamo già conosciuto precedentemente perché ci hanno mandato per telegramma, è un messaggio veramente che farà pensare ed è sarà una di quelle pietre miliari del bene che non deve dimenticare il male. Il male non bisogna dimenticarlo, però lo si può perdonare e si può auspicare che il male cessi di fare il male. Certo. La ringraziamo per averci quindi presentato questa seconda edizione della giornata del perdono. Grazie e buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti. E cresce in questi giorni la preoccupazione della popolazione veneta per la contaminazione da PFAS, sostanze chimiche che persistono a lungo nei terreni, nelle falde e nei pozzi. In questi giorni è uscito uno studio di Enea e Medici per l'Ambiente che parla di 1260 morti in più in Veneto in 30 anni a causa di queste sostanze. Ci si chiede come poter risolvere questo grave problema ambientale. Zerman. È da tempo che le associazioni ambientaliste si sono mobilitate con Legambiente e comitati locali per denunciare la contaminazione da PFAS, sostanze perfluoroalchiliche utilizzate per impermeabilizzare tanti prodotti, dai cartoni della pizza ai cellulari. Nei comuni di alcune province di Padova, Vicenza e Verona, da tempo la popolazione è preoccupata per i possibili danni per la salute umana. Dobbiamo dire che senz'altro esistono indizi che spingono a prendere delle precauzioni rispetto all'uso di queste sostanze. Non esistono ad oggi dati incontrovertibili che in qualche maniera affermano il rapporto di causa-effetto tra la presenza di queste sostanze e l'insorgenza di alcune patologie. Questo non vuol dire però che non debbono essere prese delle precauzioni. I PFAS possono essere assunti dall'organismo solamente per ingestione, quindi con il cibo e con le bevande, e per inalazione, non certamente per contatto. E neanche quindi lavandosi? Assolutamente no. Lavandosi questo può avvenire nel caso che uno lavandosi ingerisca l'acqua con la quale si sta lavando. L'alternativa è quella di bloccare l'uso di questi composti e utilizzarne altri non tossici. Il grosso problema di queste sostanze è l'accumulo e la refrattarietà alla degradazione. Il problema è il passaggio nella catena alimentare, se fossero stati usati pozzi o mangimi contaminati, di cui l'invito a essere informati. Nel momento in cui, anche se non esistono certezze, ma esistono molti indizi, la cosa migliore è cercare di sostituire quelle sostanze con sostanze che hanno la stessa funzione, ma che sono sicuramente non tossiche.
Certo, la tossicità per l'organismo umano in particolare su cosa va a pesare? Allora, gli indizi diciamo con suffragati anche nel contesto umano, quindi sull'organismo umano, sono un'influenza sulla concentrazione ematica di colesterolo. Quindi questo diciamo a cascata può portare a altri tipi di problemi di tipo cardiovascolare, l'influenza negativa sull'equilibrio ormonale, specialmente sugli ormoni della sessualità e sugli ormoni dello sviluppo, e diciamo un accumulo a livello epatico, e quindi la possibile correlazione di queste sostanze con alcune patologie di tipo epatico. Ed ora una buona notizia: sono stati recuperati in Ucraina i 17 capolavori rubati lo scorso 19 novembre al Museo di Castelvecchio di Verona. Si tratta di opere di Tintoretto, Rubens, Mantegna e di altri grandi artisti ritrovati in una zona di confine nella regione di Odessa, probabilmente destinati a un collezionista ceceno. Parliamo adesso di alunni con cittadinanza non italiana e lo facciamo partendo dai dati emersi dal quinto rapporto nazionale presentato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalla Fondazione ISMU. Per aiutarci ad analizzare i dati è con noi Maria Grazia Sant'Agati, responsabile del settore educazione della Fondazione ISMU. Buongiorno. Buongiorno a lei. Cosa emerge dal quadro generale? La nostra è una scuola sempre più multietnica? Certo, la nostra è una scuola ormai multietnica da tempo. Le presenze di alunni con cittadinanza non italiana ormai sono stabili e normalizzate in qualche modo nel nostro sistema scolastico. Gli alunni stranieri continuano a crescere, anche se, come dire, con ritmi sempre più rallentati. Ormai crescono sempre più i nati in Italia, che ormai da 2 anni sono la maggioranza degli alunni stranieri, il 55% degli alunni, che diventa l'85% nelle scuole dell'infanzia, è nato nel nostro paese ed è in attesa di cittadinanza. E invece i paesi di provenienza della maggior parte degli alunni? Allora, al primo posto abbiamo ancora gli alunni con cittadinanza romena, che sono i più numerosi, che sono seguiti da altre presenze storiche, gli albanesi, i marocchini, i cinesi, i filippini. In qualche modo abbiamo sempre, no, il mondo a scuola, moltissime cittadinanze presenti nel nostro sistema scolastico. Ecco, invece quali sono le regioni italiane con più alunni stranieri? Allora, la regione che da sempre è al primo posto per presenza è la Lombardia, che nell'anno che abbiamo considerato nel rapporto, nel 2014-15, ha superato le 200.000 presenze. Se consideriamo invece, come dire, le regioni che hanno una maggiore incidenza percentuale di alunni stranieri sul totale degli alunni, l'Emilia Romagna è al primo posto, ha 15 alunni ogni 100 alunni sono stranieri. Il Veneto è al primo posto per i nati in Italia, invece, per la presenza di nati in Italia. Quindi ci sono graduatorie diverse a seconda anche degli aspetti che si vogliono considerare. Certo, dal rapporto emerge anche un aumento degli alunni disabili e anche crescono gli iscritti rom e sinti. Sì, le statistiche rilevano questi segni positivi di crescita. Sulla scolarizzazione dei rom sicuramente ci sono stati molti progetti, anche finanziamenti nazionali e europei, che sono andati nella direzione di favorire l'accesso e la continuazione degli studi, no, di questo gruppo che sappiamo particolarmente a rischio, certo, no, di esclusione scolastica. E sulla disabilità anche crescono i numeri di alunni disabili stranieri, fra gli stranieri con certificazione di disabilità. Benissimo, noi allora vi ringraziamo per il vostro prezioso lavoro, grazie a Maria Grazia Sant'Agati e buona giornata. Grazie a voi.
Il lavoro entra a scuola, succede a Bovolone nel Veronese, dove sono state avviate due cooperative scolastiche con il supporto di Irecoop Veneto e il sostegno delle banche di credito cooperativo. Il passaggio dalla scuola al lavoro è più facile con il progetto Scuola Coop Attiva lanciato da Irecoop. All'Istituto Professionale Giorgi di Bovolone in questo modo sono nate due cooperative scolastiche per gestire alcune opere di manutenzione della scuola. Queste cooperative vengono avviate partendo da un presupposto, e la formazione all'interno della scuola di studenti che affiancano la loro attività formativa scolastica a una presa di conoscenza, di coscienza di quello che è il mondo del lavoro. È un'opportunità che viene data grazie alla collaborazione del corpo docente a questi ragazzi per costituire una cooperativa scolastica in propedeutica, diciamo, un domani alla costituzione di una cooperativa vera e propria, ed è un'opportunità, un'offerta per quello che può essere un domani l'entrata nel mondo del lavoro da parte di chi esce dalla scuola. In questa scuola sono nate due cooperative scolastiche, una l'anno scorso, ragazzi in quarta, quest'anno sono in quinta e daranno vita a una vera e propria cooperativa non per la scuola, e una terza è sempre cooperativa ACS e dedicata alla manutenzione e alla tinteggiatura degli ambienti. E si sono comportati in maniera eccellente e si sono sentiti coinvolti, hanno partecipato a tutte le attività, nel senso che non hanno avuto nessun problema a gestire la cosa, perché si sono dimostrati molto interessati alla situazione, hanno capito che può essere per loro un'opportunità di lavoro anche dopo la scuola. Le cooperative coinvolgono i ragazzi di terza B e dell'attuale quinta. Dopo la maturità, per questi ultimi, nascerà una cooperativa vera e propria che occuperà una decina di loro in lavori di piccola manutenzione per persone in difficoltà. E senz'altro possiamo aiutare e comunque fornire anche consulenza a persone anziane o comunque che non hanno le risorse per svolgere i lavori che devono fare. In chiusura una segnalazione, questa sera alle 22.30 in diretta dal Santuario di Fativa il 99esimo anniversario della prima apparizione, la benedizione delle candele, il Santo Rosario, la processione sulla piazza e la Santa Messa. E ancora domani alle 10 in diretta sempre dal Santuario di Fatima le celebrazioni in occasione del 99esimo anniversario della prima apparizione ai tre pastorelli con il Santo Rosario, la processione e la Santa Messa con la benedizione degli ammalati. Pertanto, oltre la cronaca, ritornerà sempre alla stessa ora lunedì. A tutti voi una buona giornata.